il cui presidente, il dottor Francesco Palagiano, che oggi non è potuto intervenire, e con il quale l'Unitei sottoscriverà un protocollo d'intesa, proprio adesso ci spiegherà, per organizzare delle attività in comune. Buonasera, sarò brevissimo. Dunque, il dottor Palagiano, farmacista, voi sapete, purtroppo non ha potuto venire perché negli ultimi tempi tutte le farmacie sono state incaricate a fare le vaccinazioni e quindi addirittura vanno anche al di là del loro orario di servizio. E quindi era così oberato che mi ha chiesto appunto di non poter venire, non poter venire poi perché non poteva lasciare le vaccinazioni. Quindi appena è possibile. Appena sarà possibile, firmiamo questo protocollo d'intesa tra il Centro Internazionale di Studi alla Porta e l'Unitre. Soltanto pochissimo per dire del centro, questo centro internazionale che è stato fondato soltanto nel marzo scorso. Fino ad ora abbiamo fatto ben 8 videoconferenze, faremo anche delle giornate di studio. A Bologna, all'Università di Bologna e a Piano di Sorrento. Ci sarà anche un convegno internazionale di studi a Los Angeles in maggio, sempre su Della Porta e sulla bisognomica. E quindi, ecco, poi di questo magari se ne parlerà quando si farà si firmerà il protocollo d'intesa. Perché parliamo ora di Della Porta? Cosa c'entra Della Porta con Basile? Ecco, c'entra, poi vedremo come, perché nel 1611 fu fondata sempre Della Porta, Basile, Marino, eccetera, e altri due o tre, la cosiddetta Accademia degli Oziosi, che aveva come principe, come protettore, addirittura il conte di Remos, che era il viceré di Napoli, per cui siamo veramente ad altissimi livelli. E di conseguenza Della Porta conosce molto bene il Basile. Addirittura ci sono degli studiosi che hanno visto anche nelle opere, nelle varie fiabe del Conto dei Conti, dei rapporti con Della Porta. Addirittura delle ricerche alchemiche che Della Porta faceva, che ritroviamo anche nel Basile. Addirittura abbiamo presente anche un'altra cosa, che tra il Basile e Della Porta c'è anche di mezzo Giambattista Manso. Giambattista Manso che è il primo biografo di Tasso ed era uno degli animatori dell'Accademia degli Oziosi. Oziosi, perché ozioso? Oziosi non perché non stavano senza far niente, ma era ozium nel senso latino, cioè appunto di pensare, riflettere, stare insieme, anche divertirsi, ma appunto come ozium, cioè che è il contrario di negozium. Infatti il negozium nega appunto l'ozium, perché si pensa più al fare che non al pensare. Quindi l'Accademia degli Oziosi, perché loro pensavano, pensate, questa Accademia degli Oziosi è durata più di 50 anni ed è finita praticamente con la rivoluzione di Masaniello nel 1647, insomma. Cos'altro abbiamo in comune? In comune quindi si vedevano tra di loro. Della Porta parla delle sue opere. Ecco, Della Porta, come giustamente disse il Gabrielli, è un personaggio più famoso che conosciuto. Pensate, Della Porta ha fatto di tutto. Pensate, addirittura ha inventato il cannocchiale e poi Galilei se lo fregò. È normale un po' tra gli studiosi e tra gli scienziati. Ha inventato il principio del telefono. Ha addirittura inventato nuove forme di comunicazione, l'antico alfabeto Morse, in realtà è stato inventato da Della Porta. Della Porta, sappiamo che è di Vico, è nato a Vico, è nato a Pagognano. Aveva anche una villa lì. Era discendente di un'antica famiglia che era arrivata con i D'Angiò, con Carlo D'Angiò nel 1276. Si chiamavano La Porta allora. Esatto, sì.
E quindi stiamo parlando di casa nostra praticamente. Oh, questo personaggio, pensate, era così famoso che addirittura in tutta Napoli non c'era una biblioteca che non avesse almeno un'opera di Della Porta. Pensate che la stessa magia, quando esce, 2 o 3 anni dopo viene tradotta in tedesco, in francese e in inglese, che allora è il massimo. La stessa cosa è stata per l'Umane Fisognomonia, che è stato tradotto immediatamente in francese, in inglese e in tedesco, anche in spagnolo. Quindi siamo davanti a uno scienziato che è veramente enorme, grandissimo. Fino all'Ottocento è stato ritenuto il maggior scienziato europeo. Quindi siamo davanti, certo, non a un nome di cui a Vico c'è soltanto la biblioteca dedicata a Della Porta. Comunque, Mi sì io no. appunto. Ora, cosa c'entrano quindi con il Basile? Con il Basile, appunto, hanno rapporti comuni, perché appunto si vedevano proprio a, dove si vedevano? A Capo Napoli. A Capo Napoli, che è l'attuale dove sta ora l'ospedale degli incurabili, ed era lì che si vedevano, ed era lì che addirittura facevano le sperimentazioni dei semplici, il giardino dei semplici. E dato il giardino dei semplici si ritrova anche in una novella, in una fiaba di Basile. Per cui gli elementi comuni sono tantissimi, non solo, ma anche le espressioni che si trova in Della Porta li troviamo poi anche in Basile. E quindi è veramente, d'altro c'è stato il professor Michele Racche, che ha lavorato proprio, certamente come lo conoscete, proprio sul Basile, e ha fatto anche una traduzione italiana, per carità, tanti anni fa, che ora è stata ormai passata di moda in qualche modo, no? Oh, quindi siamo davanti veramente a delle personalità enormi, che hanno dato vita a quella che era in realtà la cultura napoletana, e la cultura napoletana che è stata veramente europea a quell'epoca, già a quell'epoca. L'ultima nostra videoconferenza è stata fatta proprio sulle accademie napoletane del Rinascimento a Napoli. E abbiamo visto come ci stavano almeno 7-8 accademie e si interessavano di alchimia, si interessavano di astrologia, si interessavano di pensate, Filosofia. filosofia, adesso sono tutta appunto la filosofia naturale, cioè la magia. E quindi siamo davanti appunto alla magia naturale. Però mi fermo qui perché non voglio sottrarre altro tempo. Ecco, vediamo appunto i rapporti, quindi non c'è nessuna differenza, diciamo, dal punto di vista cronologico, tra Della Porta appunto, e Giambattista Marino, Assolutamente. scusate, Basile, che ora vedremo successivamente.